Mentre tutti aspettavano il trasferimento di Kalinic in Cina al Tianjin, l'attaccante croato è uscito allo scoperto e ha detto: resto a Firenze, mi trovo bene qui, tante pressioni per andare in Cina, ma non mi muovo. Alla vigilia del match con il Milan, il tecnico del Napoli, Sarri, dice: non firmo niente, fermo restando che la Juventus resta di un'altra categoria, basta leggere un bilancio. Cari amici sportivi, buonasera a tutti, benvenuti alla TMV News, dedicato in ampia parte a Kalinic. La notizia del giorno è legata proprio all'attaccante croato che è uscito allo scoperto e ha detto resto a Firenze. Sembrava fatta per il suo trasferimento in Cina, in realtà non è così, perché Kalinic ha bloccato tutto, rimarrà alla Fiorentina. Ne parleremo qui in studio con Lorenzo Di Benedetto, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera. E un saluto anche ad Ivan Cardia. Buonasera, buonasera. Dunque Kalinic spiazza tutti, un Kalinic che rimane alla Fiorentina almeno fino alla fine della stagione, poi per quel che riguarda la prossima stagione ne riparleremo, ci potrebbero anche essere altre sirene, non certamente quelle della Cina, perché non sembra essere interessato a questo campionato Kalinic. Una bella notizia comunque per la Fiorentina. Esattamente, una bella notizia per i tifosi della Fiorentina, non so quanto possa essere una bella notizia per la società fiorentina, perché comunque non gli ricapiterà più di poter incassare 40 milioni di euro dalla cessione di un 29enne pagato un anno e mezzo prima 5 milioni e mezzo, quindi sicuramente la Fiorentina lo avrebbe, a mio avviso, ceduto volentieri. È chiaro, la Fiorentina ha detto a Kalinic: esci allo scoperto, e Kalinic non si è fatto pregare assolutamente, parlando ad un sito croato, un sito del suo paese, e dicendo appunto: ho avuto anche delle pressioni per andare in Cina, ma la mia scelta è quella di restare a Firenze, e quindi per il momento la trattativa è chiusa, perché mancano 11 giorni. Certo, nel mercato è sempre giusto tenersi delle porte aperte, ma salutiamo anche Paolo Monelli, ex attaccante della Fiorentina, in collegamento telefonico con noi. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Benvenuto. Ti aspettavi questo finale sulla vicenda Kalinic, fermo restando, come abbiamo detto poco fa, che poi ci possono essere anche ulteriori code. Comunque, stando ad oggi, queste sono le notizie con Kalinic che ha deciso di rimanere alla Fiorentina. Che cosa ne pensi? Beh, io credo che sia una scelta molto coraggiosa da parte del giocatore, perché sicuramente in questo momento, in questo mondo, il mondo del calcio sta andando verso certe situazioni che molte volte è difficile anche rinunciare a delle opportunità importanti come potrebbero essere queste della Cina, perché ormai la Cina sta andando sul mercato non solo a prendere giocatori a fine carriera, ma anche ragazzi giovani, tipo anche lo stesso Oscar Witzel, che ha 28 anni, per cui è una situazione difficile, anche una decisione difficile da prendere da parte di un giocatore. Bisogna dare atto a Kalinic, che è una opportunità importante, e lui ha detto no, almeno fino adesso. Poi, come dicevi te, mancano ancora 10-11 giorni di mercato, che può succedere nel calcio: un giorno si dice nero e l'altro, il giorno dopo, cambia totalmente colore. Però se dovesse essere a oggi una situazione del genere, bisogna dargli atto a Kalinic che alcune volte i soldi non sono tutti. Ecco, ma secondo te la Fiorentina adesso che valutazioni fa sulla base delle parole del giocatore? Secondo te la Fiorentina è stata tolta dall'imbarazzo di dover scegliere di fronte a 40 milioni di euro, che poi non sarebbero stati la stessa cosa rispetto ai 50 milioni fissati 50. Dalla clausola, nel senso che comunque, al di là della differenza del denaro evidente, però comunque la Fiorentina avrebbe avuto probabilmente qualche difficoltà in più a giustificare la partenza del calciatore, considerando che era stata fissata questa clausola e che più volte la Fiorentina aveva ribadito che l'esistenza di questa clausola non sarebbe stata messa in discussione. Sì, adesso non so, io credo che, sai, il mondo di adesso, come dicevo prima, nel calcio, quando girano certe cifre, anche le società, sai, mettono appunto la clausola, questa clausola, per dire: se arriva qualcuno che mi dà questi soldi, ben vengano, e per noi ci togliamo anche un grosso problema nel dire: lo vendiamo noi. È tutto così, le clausole. Guarda lo stesso Higuain alla Juventus, ha messo una clausola esorbitante, altissima, la Juventus è arrivata e si è portato via il giocatore, per cui diciamo che c'è il pro e il contro in queste clausole. Però io ritengo, come dicevo prima,
ci sono delle situazioni in cui il calciatore, mi sembra in questo momento, sia andato un po' anche contro il procuratore. Eh sì, probabilmente voleva... sì, insomma, anche perché sono state assolutamente inattese le dichiarazioni stesse del giocatore, era sì. Difficile poter delle pensare pressioni, a... Delle pressioni, come dicevi prima. Sì. Ivan Cardia. Buonasera Monelli, volevo una valutazione. Buonasera, sulla Fiorentina, nel senso l'eventuale, per, ma io dico eventuale, l'eventuale permanenza di Kalinic è una buona notizia o una cattiva notizia per la Fiorentina? Era meglio, sarebbe stato un affare venderlo, oppure è meglio comunque trattenere un calciatore che ha dimostrato di essere comunque fondamentale per le dinamiche del gioco viola? Ma io credo, visto passato il momento, non è al massimo della forma, però credo che domenica contro la Juve abbia dimostrato che è un attaccante di valore sicuramente europeo, non dico mondiale, perché mondiale ci sono altri 4-5 attaccanti, secondo me, credo più forti, però almeno a livello europeo di un ottimo attaccante che ha tenuto praticamente da solo in appressione una difesa della Juventus, che non scordiamoci, la difesa della nazionale, per cui è un giocatore che gioca molto bene spalle alla porta, va, cioè, apre anche i gomiti per difendersi, lui è un giocatore eccezionale. Poi dipende sempre da quello che vuole fare la Fiorentina, se vuole puntare in alto oppure vuole fare un campionato così così. Io ritengo che con la, se Kalinic dovesse, come ha detto, rimane... Certo, insomma, le ambizioni... possono essere diverse rispetto ad una partenza che poi non sarebbe stata probabilmente neanche rimpiazzata a dovere. Bravo, a dovere. Secondo me questo rifiuto di andare in Cina mette anche, almeno penso, credo, nelle condizioni della Fiorentina di dire puntiamo a fare una squadra ancora più forte. Perfetto Paolo, ti ringraziamo. Grazie a voi, ciao. A presto, grazie a Paolo Monelli, ex attaccante della Fiorentina. Restiamo su Kalinic, se fosse stato ceduto dalla Fiorentina, è vero che ancora non era arrivata ad oggi l'offerta ufficiale da parte del Tianjin, ma se fosse stato ceduto magari anche a 40 milioni, in ogni caso da parte della Fiorentina sarebbe stato inviato anche alla piazza un segnale poco positivo, insomma un segnale in cui si voleva dare la dimostrazione anche di non credere a certi obiettivi che sono ancora raggiungibili in questa stagione. Sì, anche perché io credo che comunque la Fiorentina non avrebbe rimpiazzato adesso Kalinic, ma lo avrebbe magari, si sarebbe tenuta i soldi incassati dalla cessione del croato per la prossima estate, perché in estate la Fiorentina, in casa Fiorentina ci sarà una nuova rivoluzione, Paulo Sousa al 99,9% lascerà il club viola, quindi inutile prendere un attaccante per Paulo Sousa per soli 6 mesi. Con il tecnico portoghese per soli 6 mesi sulla panchina della Fiorentina, per poi magari far ritrovare un attaccante al nuovo allenatore che questo nuovo allenatore non avrebbe voluto. Prima abbiamo parlato però anche del fatto che potrebbe essere stata una frecciatina da parte di Kalinic per il procuratore, l'abbiamo fatto con Monelli. Io credo che questa sia però una frecciatina anche per la stessa società. Perché? Perché la Fiorentina, diciamo che come ha fatto anche in passato, stava cercando di far uscire allo scoperto Kalinic con l'intenzione però di volerlo spingere via, di voler scaricare le responsabilità, esatto, sul giocatore. E invece Kalinic è andato a un giornale croato, quindi non a un italiano, in un'intervista che non è stata autorizzata dalla Fiorentina, perché chiaramente se lui avesse parlato con la Fiorentina dicendo io voglio dire che voglio restare, la Fiorentina prendeva... prendeva il tecnico del sito ufficiale e faceva fare un'intervista al giocatore sul proprio sito ufficiale. Non c'era bisogno, certo, di andare sicuramente al giornale croato a fare queste dichiarazioni. Evidentemente si fidava di più del giornale croato e non ha voluto sentire ragioni Kalinic. Detto questo, Ivan, a tuo parere, ecco, non c'è la sensazione che Kalinic possa aver rifiutato la Cina anche perché magari pensa che nel prossimo giugno possa esserci qualche offerta dalla Premier interessante, potrebbe così rimanere in un campionato altamente competitivo? Ma sì, vabbè, questo è sicuramente uno scenario, e comunque con le sue dichiarazioni Kalinic ha fatto capire di considerare le proprie ambizioni sportive
anche più importanti di quelle economiche. Lui comunque ha detto: io ci ho pensato lungamente, quindi una riflessione vi è stata da un certo punto di vista, però io andrei ancora cauto, perché è vero che queste dichiarazioni sono abbastanza chiare, però non considero ancora del tutto chiusa o tramontata l'ipotesi che questa trattativa possa riaprirsi. Sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo all'inizio, il mercato è ancora aperto, ragazzi, stiamo attenti al fatto che Kalinic non vada davvero in Cina, perché io finché non arriva il primo di febbraio non ci credo appieno. Poi cioè, qualcosa dovrebbe cambiare a tuo parere, perché comunque le parole no, certo, però sono, le parole sono chiare, solo certo. Gli stolti non cambiano mai, sì, idea, però insomma le parole sono chiare, dovrebbe rimangiarsi chiare, tutto Kalinic, no, sì, però una volta che va in Cina non si rimangia tutto nel rapporto con i tifosi viola, li saluta, dice: ragazzi, mi hanno offerto, sono passati da 12 a 15 milioni di euro l'anno, guardate, io ho 29 anni, non ho guadagnato, insomma, può starci come ragionamento, può starci, però insomma sarebbe un clamoroso. La Fiorentina però potrebbe anche spingerlo, la Fiorentina potrebbe spingere, per quello che chiedevo prima a Monelli, cioè secondo me vendere Kalinic sarebbe stato un ottimo affare per la Fiorentina dal punto di vista economico, anche perché poi l'affare, io penso, faccio un parallelo con Higuain, lo scambio Napoli, l'affare Napoli-Juventus, sì, di quest'estate, l'affare nel breve periodo forse l'ha fatto la Juve perché ha preso un grandissimo attaccante, però nel lungo periodo l'ha fatto il Napoli, e così sarebbe stato per la Fiorentina, avrebbe, sì, fatto un grande affare se poi avesse reinvestito subito. Vabbè, quello, i soldi. Quello è ovvio, quello è il presupposto, se poi sì, però insomma l'ipotesi è che non sarebbero stati reinvestiti subito quei soldi, anzi sarebbe arrivato bilancio, probabilmente un giocatore in prestito. Sì, 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 però magari li incameravi, poi li spendevi a giugno, luglio, insomma, sì. Dovevi spiegarla alla piazza, non era facile. Sì, sì, chiaro, chiaro, questo. Soprattutto questo anche siamo, perché siamo d'accordo. No, anche perché insomma, i tifosi della Fiorentina sanno bene che cosa è successo negli ultimi tempi con per restare Alonso, soltanto Jovetic, appunto, per restare all'estate scorsa, certo. Alonso, sono stati incassati 26 milioni, non sono stati reinvestiti, anzi sono stati utili per coprire dei problemi di bilancio, insomma, e quindi è vero che potevano essere necessari per coprire questa esigenza, però è anche vero che in altre circostanze insomma, la Fiorentina ha dato l'impressione di non voler spendere, di non voler utilizzare quei soldi che sono arrivati da certe cessioni. No, ma magari non li avrebbe neanche utilizzati adesso, però secondo me mettere, sistemare una società, programmare la Fiorentina, ragazzi, ora non sottovalutiamo, è da anni che riesce comunque a piazzarsi in alto nel campionato italiano, riesce a sfornare tanti talenti, a fare ottime operazioni, quindi insomma sì, è vero, va spiegata alla piazza la cessione di un giocatore, però nel momento in cui incassi 38, 35, 40 milioni di euro per un giocatore pagato un ottavo di questa cifra l'anno prima, secondo me riesce a spiegarlo alla piazza a un certo, sì, punto. Riesce a spiegarlo se non hai fissato la clausola, e soprattutto se non l'hai dichiarata, perché sì, se dichiari la clausola a quel punto insomma la devi rispettare, oltretutto parli di blindatura, parli di giocatore che vuoi assolutamente trattenere fissando questa clausola, se poi lo cedi ad una cifra assolutamente inferiore, beh insomma fai scatenare quantomeno delle discussioni e fai sorgere più di un dubbio. Sì, sì, vabbè, qualche dubbio, insomma, oddio, dubbi sì, nella piazza forse sì, ovviamente poi i tifosi, c'è sempre stata anche per il calciomercato estivo qualche incomprensione magari tra tifosi e società, qualche divergenza di vedute, chiamiamola così, però secondo me avrebbe fatto o potrebbe fare ancora un affare la Fiorentina, poi col tempo da spiegare anche ai tifosi, e se arrivi comunque in Europa League e a giugno-luglio costruisci un progetto interessante, come diceva Lorenzo prima, secondo me i tifosi possono anche capirlo. Insomma. Sì, anche se in questo momento, restando sulla Fiorentina, è difficile poter individuare una strategia ben precisa per il futuro della Fiorentina a medio termine, perché non capiamo ancora se la Fiorentina voglia puntare sui giovani, voglia puntare su una rivoluzione che probabilmente ci sarà, però poi una volta che verranno ceduti anche dei big attuali della Fiorentina, come si ripartirà? Si ripartirà intorno a Bernardeschi, intorno a Chiesa, ma comunque questi giocatori, soprattutto Bernardeschi, quale futuro potranno avere nella Fiorentina? Non c'è troppa chiarezza in quello che è il progetto della Fiorentina, anche perché stiamo parlando di Kalinic, stiamo parlando di un Sousa che se ne sta andando, insomma che se ne andrà alla fine della stagione, ma non ci dimentichiamo che la stagione è soltanto a metà e quindi sembra che la Fiorentina stia già pensando al prossimo anno, ma in realtà l'Europa League in campionato va conquistata, c'è un quarto di finale da giocare di Coppa Italia la prossima settimana a Napoli, c'è fra un mese l'andata del sedicesimo di finale di Europa League in Germania contro il Borussia Mönchengladbach, quindi comunque la Fiorentina deve avere i giocatori già quest'anno per poter
puntare a vincere un trofeo e a guadagnare la qualificazione alle prossime coppe europee. Vendere Kalinic per prendere magari un attaccante di secondo livello, dando fiducia a Babacar che comunque non convince Sousa, secondo me non era un progetto molto vincente per quel che riguarda questa stagione della Fiorentina. Poi la prossima estate arriverà sicuramente la rivoluzione, perché Paulo Sousa, lo ripeto, se ne andrà al 99,9%. Stesso destino per Gonzalo Rodriguez, che è comunque un leader sia in campo che all'interno dello spogliatoio, è il capitano della Fiorentina, non gli verrà rinnovato il contratto. Bernardeschi, se continua così, quest'estate la Fiorentina dovrà respingere gli assalti delle big europee che sicuramente proveranno a prendere Bernardeschi, quindi non c'è troppa chiarezza intorno al progetto della Fiorentina. Una cosa è certa: se la Fiorentina avesse venduto Kalinic adesso o se lo venderà da qui al prossimo 31 gennaio, probabilmente avrebbe avuto più forza per provare a trattenere Bernardeschi qualora dovesse arrivare un'offerta astronomica durante l'estate. Senza la cessione di Bernardeschi e con un mercato comunque da finanziare, sarà difficile per la Fiorentina respingere offerte importanti per Bernardeschi. Milan-Napoli adesso, voltiamo pagina, domani big match con il Napoli che vuole continuare a salire ulteriormente la classifica. Sarri, a precisa domanda, ha detto di non voler firmare per niente, neanche per il secondo posto, fermo restando che comunque la Juventus resta la favorita della Serie A. Basta guardare, ha detto, il bilancio, budget a disposizione della Juventus. Sì, ma da quel punto di vista la Juventus non gioca neanche in Serie A. Dal punto di vista del fatturato, la Juventus è un club già pronto per la famosa Superlega che da qualche anno si va ventilando. Sono d'accordo con Sarri, sia il Napoli che la Roma hanno una grande occasione quest'anno, perché la Juventus gioca, non diciamo male, malino, insomma non è sempre convincente, qualche passo falso lo offre, ha perso tutte le trasferte contro le big, cioè a San Siro e contro la Fiorentina. L'unica grande sconfitta è stata la Lazio in trasferta, quindi comunque è una squadra che ha delle pecche, ovviamente bisogna correre per prenderla, ecco, per questo sono d'accordo, Sarri e il suo Napoli possono correre, attenzione perché contro c'è un Milan che pure vuole capire la propria dimensione, l'ha detto giustamente Montella, ha detto che questa può essere una partita utile per capire se il Milan può stare davvero nei primissimi posti del campionato, se magari, ecco, bisogna guardare soltanto all'ambito europeo. Cioè sono due squadre molto ambiziose e molto molto interessanti. Montella comunque ha pizzicato Sarri, ha detto il budget per la Champions League il Napoli. Ma ha parlato, lo ha detto prima anche Ivan, comunque sono arrivati 90 milioni di euro da Higuain, che il Napoli a mio avviso ha speso benissimo, però come ha detto Ivan prima è un progetto a lungo termine, perché sono arrivati tutti giovani. Ha avuto la sfortuna incredibile il Napoli dell'infortunio di Milik, perché probabilmente ha perso quel mese e mezzo nel quale Sarri ha dovuto capire come fare a sopperire all'assenza di Milik. Poi è venuto fuori questo Mertens in versione super e quindi il Napoli ha ritrovato il passo giusto. È vero, ha il budget il Napoli, ma chiaramente lo ha anche il Milan, quindi Montella comunque sa già che la prossima campagna acquisti estiva sarà molto importante per quel che riguarda la sua squadra. Sono d'accordo con Ivan quando dice che comunque sarà un esame molto importante per entrambe. Il Milan all'andata riuscì a pareggiare da 2-0 a 2-2 contro il Napoli, dimostrando per la prima volta che qualcosa stava cambiando in casa rossonera. Poi arrivò la sconfitta per 4-2, un girone dopo adesso il Milan deve dimostrare di poter stare con quelle squadre che da anni sono ai vertici della classifica italiana. In chiusura una riflessione con Ivan Cardia anche su altre dichiarazioni da parte di Sarri, in particolare sulla Coppa d'Africa che è in corso. Ha detto è una competizione mostruosa, ha detto Sarri, in riferimento al fatto che tanti giocatori vengono sottratti ai club che si trovano così ad essere indeboliti. Ha detto se fossi il presidente di un club farei di tutto per fermarla. Ma farebbero in tanti di tutto per fermarla, penso che abbia espresso il parere di tanti presidenti o allenatori di club, però c'è, va anche rispettata l'esigenza del continente africano di non poter giocare nei mesi estivi, come invece avviene per gli europei o per i mondiali, perché comunque altrimenti dovresti limitarla al Sudafrica e al Nord Africa, in Africa centrale non si potrebbe di fatto giocare a luglio, quindi dobbiamo
dobbiamo fare i conti anche al fantacalcio, insomma, con tutte queste assenze mostruose. A volte sono mostruose anche le difese in Coppa d'Africa, quindi insomma qualche aspetti, calcio d'angolo, qualche calcio d'angolo, qualche calcio d'inizio, insomma un po' di episodi particolari, però è una competizione che affascina. Penso che alla fine anche Sarri, anche se in orari un po' complicati, se la vada a vedere. Sì, insomma, non so quanto non possa essere d'accordo. Sì, non so quanto possa essere d'accordo Sarri. Sì, si vedrà qualche partita, ma non è così contento. Grazie a Ivan Cardia. Grazie a te, Lorenzo. Grazie naturalmente anche a Lorenzo Di Benedetto. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.